Noi abbiamo la proposta di fare una banca dati all'interno degli uffici comunali dove tutte le guide turistiche che intendono operare all'interno dell'area comunale mandino i loro certificati. Da questi certificati viene rilasciato un codice, un code, vedremo poi in che modalità, e da appiccicarsi addosso nel momento che gireranno per la città, un vigile con un lettore saprà esattamente se è una guida autorizzata o un abusivo. La proposta del Movimento 5 Stelle punta a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nelle visite guidate per i turisti, contro il quale le guide autorizzate hanno rumorosamente protestato nei giorni scorsi. A elaborarla il gruppo di lavoro dei grillini veneziani, del quale fanno parte anche alcuni operatori del settore. Si tratta di un punto di partenza che può essere migliorato, spiega Sara Wisman, ma che costituisce una prima idea per uscire dall'immobilismo su questo annoso problema. Noi abbiamo protocollato una mozione e speriamo che sia presto discussa, magari anche all'interno di una commissione prima di arrivare in consiglio, perché sicuramente può essere perfezionata, non sarà la panacea per tutti i mali, però è un inizio per trovare finalmente riordinare in questo caos normativo la faccenda delle guide turistiche.